Buonasera, so volevo dirvi so buon pomeriggio, sorry. ma buonasera. Ci ha detto cinque anni fa che ci avrebbe provato di imparare l'italiano, yeah. però eh, I'm, dopo cinque anni ancora è ancora qua con l'inglese, perciò chiede scusa, ma spero che comprendiate. E sono anche un po' oggi. Because I was afraid sorry, but I was afraid. I was in the Germany and there were 320 people. It's a little bit the same as here in Italy. Here we have I think 240 people, a lot of people for the green industry, and they came also for the annual meeting together. Che... Scusa, perché è anche un po' stanchino perché viene dalla dalla conferenza annuale dei garden tedeschi. erano in 350, un po' come un evento come quello di oggi che si è tenuto nel nord della Germania ed è venuto direttamente apposta per noi. E perché sono stanco? Perché ero davvero nel nord, ero in Lübeck. Ma il volo, quando venivo qui in Italia, veniva solo da Berlino. Normalmente ci sono tre ore per guidare con la macchina. Non c'è problema, è facile da È il mio lavoro. Ma ieri giorno c'era la neve, l'inverno è arrivato in Germania e abbiamo tutti sulla strada 20-30 cm di snow. Invece è stanco soprattutto perché lui veniva dal nord della Germania e da lì è andato, doveva andare a Berlino per prendere l'aereo per venire qua. Normalmente questa è una passeggiata, c'erano 30 cm di neve già sull'autostrada e quindi ci ha messo, è stata un po' un'avventura. The flight is going. It was Berlin was open, but you know, perhaps in Munich, in Frankfurt, all the airports was closed. But we are lucky we are here together, and I'm so happy to stay once again here in Italy. Dice in But it's also very emotional today. Yeah, una giornata per lui anche molto emozionante. and I cannot uh, and it's it's really difficult for me to explain it seven years ago in Switzerland we have the International Garden Center Congress and they asked me to help them I was in Switzerland I was also a bus leader we have a great Congress all people talk about it it was very hot in the summer but there are so many good memories for me Dice che... Prima di tutto, devo partire ricordando eh, un'esperienza che si è verificata sette anni fa. È stato il suo primo congresso internazionale in cui è stato coinvolto nell'organizzazione. Era un bus leader, sono delle figure che accompagnano gli ospiti internazionali, sono presenti sugli autobus. e Si ricorda da un lato eh, la grande stanchezza che ha provato alla fine, ma anche l'emozione di questa esperienza che ha vissuto. Ogni anno c'è un congresso

Dopo due o tre anni ci si dimentica esattamente dove si è stati, però sono comunque dei ricordi che restano per sempre nella vita di una persona. Ricordava, per esempio, in questo caso il congresso in Irlanda eh, si ricorda di un arcobaleno meraviglioso e della grande accoglienza che ha riservato Rachel Doyle e gli spiegava un po' tutto il meccanismo del, della gestione dei garden in Irlanda. I was here in the e and I see the film the video what you have done. Because last year and we you were here all together in September, we was here together with the big gardens and the family in Italy. And I see on this film all the emotions all what's coming back. And I see the reaction here.. And, and, prima, sorry, 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 sorry. Sorry. and in this moment I feel a little bit sad, to be honest. I was talking with a few people. I say, yes, the reaction was we oh, was okay. E non so, dice che eh, oggi era qui e ha potuto vedere eh, di nuovo il video del nostro congresso, e quindi tutte queste emozioni gli sono ritornate. Era qui con, poi a parlare con alcuni di voi, e, ancora dopo tanti anni, non riesce a capire l'italiano. Di questa cosa gli dispiace molto. And you, the next I remember me to the red bus, Sandro Gabriele, the orange bus, the beautiful Mara, <laughs> and Giacomo. Then we have the yellow bus, Martina and Rosa. We have Marco Davide, Silvano Aurora. Yeah, we don't forget the, uh, Chiara, and Andrea, and all the other people who who works together. I don't know how many times they work together. And what was the interesting thing, and know you must Listen, because you must translate it. In Germany, we will make in two and a half years also the Congress. We have made the kickoff this week and we have showed the people the video from Italy. And it was not possible to cut the video. And you know, you have, every time you have not so long time, but we have showed the six and a half minutes. and all those Eh, che hanno contribuito alla realizzazione del congresso internazionale, tutti i bus leader e anche Chiara della segreteria, e eh, ha detto che mh, in due anni e mezzo il congresso si svolgerà in Germania. E, e durante loro, la loro riunione annuale hanno proiettato il nostro video per tutti i sei minuti. È stato un momento molto emozionante anche per loro. E sai se hai 320 persone, hai have hai centri di garden centers, you hai other people e non tutte le persone vogliono vedere un video. Dice che si trova con così tante persone, più di 350 persone, ci sono fornitori, ci sono garden e non a tutti piace stare lì e vedere un video, soprattutto se è lungo. I was in the back and I see what's Lui era nei posti dietro e stava guardando cosa, cosa succedeva, che reazioni c'erano. Tra quattro persone guardavano other, il cellulare, all other looking to the video. They don't look so they look wow. And and you see what's happened with the people. And you see the emotion in the face of the people. Some people they, they start to smile. E dice che vedeva un proprio l'emozione nel resto delle persone che guardavano con attenzione il nostro video eh, quindi il trasporto che c'era da parte loro. A lot of reference of the garden in the industry. They tell me before I come here to Italy, say the best wishes to our friends in Italy. It was Karen from Australia, Rachel from Ireland, Frank Brenda from Holland, Martina from Germany. We have Mike, we have Susanna, we have Luke from Belgium, we have Thomas, we have Timmy, we have Evan, we have Monica, and we have many, many, many more. Adesso ci riporta i saluti di tutte queste persone che lui ha incontrato dopo il nostro congresso che ci mandano. un caloroso saluto e i loro ringraziamenti. And they have really done a perfect job for your industry. Thank you very much to all of you. E quindi ringraziano ancora di cuore tutti quanti noi. Ok. Now we must come business torniamo, and, torniamo uh, alle faccende importanti. Ok. Oliver ha raccolto alcune preoccupazioni dei colleghi che gestiscono i garden center a livello internazionale. E questo non è per deprimerci, ma è per darci un quadro di quello che sta succedendo a livello internazionale. I i comportamenti dei consumatori cambiano ormai quasi settimanalmente. E, ehm, ci sono crisi internazionali, sta aumentando il costo della vita e c'è in generale una delusione nei confronti della politica. Questa insoddisfazione dei cittadini si riflette nella loro volontà di eh, fare scioperi. Vediamo come in diverse parti d'Europa ci sono queste, queste manifestazioni e eh, si traducono spesso anche in posizioni estreme eh, a livello di scelte elettorali. E quando si parla poi di priorità dei consumatori, il prezzo è sempre chiaramente il numero uno. La sostenibilità sta gradualmente eh, aumentando nella classifica delle priorità, però ad oggi... Il, questo punto di attenzione è prioritario solo per il 30% dei clienti. La uh, perhaps one point for this part with the uh, um, it's important that you make your work, that you are prepared. Because this point will come back to the consumer. It's only in the moment, it's not a first priority. But in due three years, normally will come il back. trend di attenzione verso la sostenibilità è. Positivo. Quindi c'è sempre più attenzione verso la sostenibilità e questo diventa per noi importante per essere preparati in tempo. Quindi in due o tre anni sarà senz'altro uno dei temi che starà più a cuore ai nostri clienti. La disponibilità di beni è parzialmente eh, un punto interrogativo. Il costo dei trasporti è attualmente difficile da stimare. La sfida più grande comunque è trovare... Un numero adeguato eh, di staff, di membri del personale, eh, come, come formarli adeguatamente e come eh, a trattenerli all'interno dell'azienda. L'impatto del clima sta diventando un punto dolente, un punto caldo, e eh, in particolare per quanto riguarda siccità oppure precipitazioni improvvise e allagamenti eh, è sempre un, una cosa da tenere ormai come all'ordine del giorno. Gli effetti della crisi climatica non possono essere ignorati. Per darvi you esempio an example about the climate crisis what we have. Last year it was I was in holiday in France. We start with 38 degrees. After 3 weeks we finished with 42 degrees. 38-42. Sì, sì, dice che per esempio l'anno scorso ero in vacanza in Francia e sono, sono arrivati e c'erano 38 gradi, alla fine c'erano 42, quindi un clima abbastanza estremo. Back to we have 15 also for the next Mentre appena sono rientrati in Olanda lì c'erano 15 gradi e sono durati 15 gradi per i successivi due mesi. tre mesi abbiamo avuto due sunshine. Negli ultimi mesi e mezzo, due mesi, hanno avuto il sole solo per tre giorni, il resto ha sempre piovuto. Noi dobbiamo accettare questi cambiamenti, non possiamo deprimerci o, o martoriarci per questa situazione. Ma bisogna che cerchiamo di essere il più possibile flessibili e di adeguarci giorno per giorno. Us every day, every year. Sì, questo nello specifico è una collezione di dati raccolti a livello dell'IGCA, cioè l'Associazione Internazionale dei Centri Giardinaggio. E qui, se parliamo di... Qui eh, si vede chiaramente come è difficile per la maggior parte dei centri di giardinaggio a livello mondiale eh, trovare il personale adeguato. But okay, what it means? We must be e cosa significa questo? Che dobbiamo essere diversi. Yeah. We must invest in our dobbiamo We must investire nel nostro personale. They have fun when they work with us. Dobbiamo assicurarci che si divertano mentre lavorano con noi. And I heard two days ago a good idea. Um, it was about a discount company. And you have, I, you have not so many people inside the shop inside this company, but you have the people the, yeah, who, who are sitting at the checkout point and what they are doing. Mara, what they are doing when, when they're sitting at a checkout point in a discount company? Cool. Da employees? Yeah, the employees yeah? si, ra allora, racconta un'idea che è venuta, che era sentita un paio di giorni fa, e parla di un negozio di discount e, in cui uh, si vedono, i, che ha poco personale, e sono tutti quanti seduti vicino alle casse. What are doing? They chiede cosa beep, stanno facendo. Beep, beep, beep. 25-60, please. Thank you. And the next one. ecco dice in questo caso il personale è lì alle casse è seduto tutto il giorno scansiona i prodotti saluta e via they don't have fun. e non si divertono ma ok c'era una motivazione, le persone hanno fatto un incontro insieme e hanno cosa possiamo fare per farvi divertire e c'era una cosa semplice che beep beep. peep 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 grazie molto che sei qui e vi auguro un buon giorno eh, sentiva per esempio un, un suggerimento che veniva da un motivatore che lavora all'interno di queste catene e ha raccolto delle idee e un sistema per rendere più divertente il lavoro è alla fine di ogni, di ogni scontrino di dare la mano e ringraziare. E ora lavorano con le persone. Sì, hanno riportato, hanno riportato il personale a lavorare con le persone e non solo con la macchina, con la cassa. And if quindi dice che le, poi hanno fatto un questionario per capire il grado di soddisfazione dei, dei dipendenti. Sono passati dal 35% di persone soddisfatte del lavoro che facevano al 75% per questa operazione you, della stretta bye -bye. di mano, yeah, it's very easy going. And we must ideas as dice che questa è solo un'idea, ma dobbiamo trovarne altre. To talk a little bit about the garden centers, when we look to Germany, we have the last year they have 2 till 10% more turnover. Entrando poi nello specifico all'interno dei centri giardinaggio tedeschi, nel 2023 le vendite sono aumentate tra il 2 e il 10%. In the moment they sell 59 till 69% of the turnover only with plants. Attualmente La percentuale di fatturato composto dalle piante varia tra un garden e l'altro tra il 59 e il 70 e il 79% per uh, cento. Quindi il 59 e uh, il 79% del fatturato sono piante. But you see that with the plants they sell in the moment as before it was 70% the bulk products, also the standard products, solo uh -huh. only 30% with higher peak qualities, and now in the moment have 90%. Sì, loro fanno una distinzione tra prodotto standard e prodotto di qualità superiore, quindi diciamo fuori classe, possono essere delle piante di taglia superiore o di un valore particolare. E mentre prima registravano circa un 70% di vendita di prodotti base e un 30% di prodotti extra, attualmente la percentuale di prodotti extra si è ridotta circa il 10%. Quindi sono aumentate le vendite in generale, ma soprattutto delle fasce prodotto più economiche. Mentre eh, dove hanno avuto un calo di vendite è stato soprattutto nel reparto arredo giardino, barbecue e... Ehm, vasi di dimensioni molto grandi. The same level than per quanto riguarda invece il caffè e ristorazione, siamo ai valori pre-Covid sia come fatturato che come numero di presenze. Wow, so many colors! But okay, what we see here, we have the inspection in Germany. You know that in the garden centers, or we have made last year for the first time the traffic light system. That means we have one okay. second because you you speak for one hour. I speak for uh, one second. But you I speak see? faster <laughs> than me. <laughs> oh, We are good friends, so siamo <laughs> <laughs> amici. Uh, so, you um, sapete che esistono Il sistema di inspection: loro in Germania lo fanno, sono delle visite di verifica del livello qualitativo dei centri giardinaggio. Da quest'anno è stato introdotto un sistema a luce semaforo per indicare il livello di qualità di ogni reparto. Questo grafico mostra nella sinistra i reparti del garden: quindi, può essere per esempio, non so, piante stagionali, piante da interno, fioreria, ristorazione, eccetera. E non si vedono i nomi sopra, ma in corrispondenza di ogni colonna. Uh, c'è un garden uh, il sistema a semaforo yeah, ok abbiamo colori diversi green the 25% with the best score dice su un punteggio diciamo da 1 a 10 il colore verde identifica il 25% quindi dal 75% al 100% da 7,5 a 10 per tradurla semplice yellow means a little bit less than the 25 highest till the average il colore giallo identifica dal 7,5 al 5 l'arancio identifica dal 50% quindi dal 5 fino a 2,5 e, e invece eh, il rosso dal 2,5 allo 0 e sono sicuro Martina già visto che abbiamo anche blu e And means we don't have this mentre il colore blu identifica il fatto che non in quel garden non c'è il reparto quel reparto specifico, And now we will see nel program um, to give you an idea: by the barbecues we have 70% who stopped with the barbecue department. e come si può notare, per esempio, una, una cosa interessante è il fatto che il 75% dei garden non ha più il reparto barbecue. In the Netherlands we have also with the barbecue, Anche in Olanda c'è lo stesso uh, punto interrogativo, quindi molti garden non lo tengono più. Però lì è stata adottata un'altra soluzione, quindi al posto di eliminarlo completamente, è stato dato in gestione con un concetto di shopping, nego shopping shop, quindi il negozio mm -hmm. nel negozio, gestito direttamente da chi fornisce il, i barbecue che si occupano completamente della gestione creando uno spazio dedicato all'interno del garden. And then I show it by the German Federation it's very very dangerous if we also stop with this department because we have the same in the furniture. And yeah, then you lose this whole to the DIY market. Dice che per esempio secondo lui il fatto di togliere completamente il reparto barbecue eh, è una scelta un po' pericolosa perché la, queste vendite non è solo un discorso di non vendere il barbecue, ma quel tipo di cliente va poi ad approvvigionarsi ai negozi della grande distribuzione. And we look a little bit to the details by seeds and flowers. We 49% are really on the top. Sì, qui poi entriamo nel dettaglio dei vari reparti, in questo caso, il reparto semi e bulbi, in cui circa metà dei garden sono tra il 7,5 e mezzo e il 10%, come punteggio, lo vediamo sulla destra. E in yellow we have 19, that means together we have near 70%. Dice, siccome loro contano sempre che in generale almeno la metà dei garden deve essere sopra il 5. In questo caso è, è il 70% che supera il voto 5. E yeah. normalmente vogliamo like avere 75% in verde e in verde per avere un buon business. In generale loro stimano che per avere un risultato economico, quindi un ritorno economico, eh, è sempre positivo essere nella parte alta. Quindi anche come numero di garden, come, come livello di salute dell'industria garden, loro fanno, cercano sempre di tenere un livello in cui il 75% dei garden è tra voto 5 e voto 10. Quindi per esempio in questo caso il reparto terricci, eh, siamo circa l'80% dei garden che raggiungono un punteggio tra il 5 e il 10. Oh, plant containers. In questo caso questi sono i vasi contenitori per le piante. 35 are red? Yay! In questo caso invece il 35% dei garden ha un punteggio tra 2,5 e 0. And it's so easy to see it in a garden center why we have 35% because the garden center don't prepare in January February the department and you have no responsible person by the big plant containers. Dice, la motivazione di questi punteggi così bassi è che nei mesi di gennaio e febbraio i garden non si preparano per la primavera e quindi non c'è del personale dedicato per preparare questo reparto. E quindi They're come conseguenza quando poi arriva maggio e loro vanno a fare la visita di valutazione trovano le foglie ancora dell'anno precedente all'interno dei vasi. Also Oppure a volte viene lasciato all'interno della decorazione natale. And I'm sure Mara will not buy a pot when it's not clean in a garden center, isn't it? But okay, we see already 59% with plants, important point. They stop with the barbecues with the furniture, that means the plants are much more important. Dice che, eh, come ci ha detto prima, circa il almeno il 59% delle vendite sono piante nei garden tedeschi. E con il fatto che il reparto arredo e grill e un po' il, in generale tutti i mobili sono in, in calo. L'importanza delle piante è ancora più accentuata. But vedete see the Perché uh, because bedding plants is also every day it's different. It can be on Monday can be a problem, on Tuesday it can be good. E c'è anche la di in the garden center. And I think the with the 63 it's okay. Dice che in questo caso parla di piante stagionali, e eh, un punteggio, come in questo caso del 63% è accettabile. Perché la qualità del reparto dipende anche dal giorno in cui viene visitato. Perché un conto è visitare le piante stagionali il martedì, un conto è il sabato, e quindi cambia anche molto eh, l'effetto. Quindi gli piace insomma. Però in questo caso per esempio se vado ad analizzare le piante da orto e le aromatiche che sono un settore di tendenza perché tutti quanti in questo periodo vogliono piante da orto e aromatiche, vedendo il risultato del grafico non è positivo. Okay. Another that's one point more to educate. Um, the last two days I was working for the, uh, the last two years I was working for the German Federation. I was going into cities, and I was uh, spoken with people, with the consumer. Uh, where you're going, where you're buying to have more information. Negli ultimi two anni Oliver svolto un lavoro per conto dell'Associazione dei Garden Tedeschi. di raccolta dati nelle piazze e quindi andava a proporre a fare alcune domande soprattutto eh, su dove i clienti vanno a comprare le piante perché l'unica cosa che loro sapevano dopo eh, il coronavirus è stato che il cambiamento dei consumi De, delle tendenze di consumo era in atto, ma non sapeva in che modo, e quindi, da, qui l'esigenza di andare a chiedere eh, maggiori informazioni direttamente ai clienti. And this is a part really typical only in Germany. I've not done it in other countries. When I ask um, where you buy the plants, the answer was in the garden center and so say, Yeah, which kind of garden center you are going? It was 95% every time the DIY market. Center, questo, DIY questo, questo sondaggio eh, chiedeva ai clienti dove andavano a comprare le, le piante, e tutti quanti rispondevano: bah, in un centro giardinaggio. Andando poi a chiedere che tipo di centro giardinaggio. La risposta di tutti i clienti, della maggior parte era tradotta come un negozio della grande distribuzione. And questo was really a un shock for the Germans? Because they were thinking we are the garden centers. And that's the the consumer, e questo è il DIY, ma per il consumatore questi sono centri Quindi questo è stato abbastanza scioccante per loro come garden tedeschi, perché ritenevano di essere il canale preferito dai consumatori per l'acquisto di piante e hanno realizzato che il cliente finale confonde il garden center con la grande distribuzione, soprattutto quella specializzata nella vendita di piante. They were thinking also way, why say the garden centers? They were thinking they nursery. They grow up the plants and they selling the plants, they sell these plants to the DIY market and they are selling the plants from the nursery also in the DIY market. E andando poi ancora più a fondo, la percezione del cliente è che il garden center, come lo intendiamo noi, sia soprattutto un'azienda di produzione. E addirittura nella loro mente il garden center vende alla grande distribuzione, che a loro volta vendono al pubblico. But we have also a lot of positive things. Why they are going to the nursery garden center? Because they are the orchids. And a lot of people say because they have nice coffee, they have good cake. Un dato invece interessante che riporta anche fiducia è che andando a chiedere poi, perché invece, vanno in quelle che loro chiamano le nurseries, cioè in queste aziende, che nella, te nella testa dei clienti sono aziende di produzione. La risposta è perché trovano alcuni tipi di piante nello specifico, quindi per esempio un assortimento di orchidee, ma poi anche per loro è molto importante andare eh, nel bar, quindi nel caffè per passare il tempo. A lot of young women tell me, "Oh, it's good I go with a girlfriend to get in a garden center. It's a children playground. We are going to sit and drink a coffee together, the children playing." Quindi un sacco di donne, per esempio, rispondono che a loro piace andare in quello che per noi è il centro giardinaggio perché eh, ci sono delle aree dedicate ai bambini, in cui i bambini possono giocare, loro vanno con le amiche per prendere il caffè. Un problema che è venuto fuori guardando i risultati invece delle sue inspection è che il 75% dei garden tedeschi non ha una zona dedicata per far giocare i bambini. Perché eh, la spiegazione che danno i garden è che è una zona che non fa guadagnare soldi, i bambini fanno rumore e confusione e quindi diventa una cosa che preferiscono eliminare. Dice okay. che cioè, queste erano le cose tristi di oggi, adesso va alla parte positiva. <laughs> yeah, no, it's, but che ci ha tenuto comunque a farci presente questi aspetti, perché eh, sono aspetti della nostra vita di tutti i giorni, aspetti che stanno cambiando e noi ci dobbiamo adattare per essere pronti a questi cambiamenti. On side we have Ot so that, that's now a result about all shops. What I see in all countries where I, when I'm traveling. We see more plants, we see no, na, more natural materials as leader, wood, iron, and all that. Ecco adesso riporta nella colonna di sinistra alcune tendenze che lui ha rilevato eh, un po' in tutti i paesi in cui lui lavora e collabora, eh, un aumento nella venta di piante un aumento nell'utilizzo, nell'impiego di materiali naturali, per esempio lana, cuoio, anche il ferro. Just the rest. Uh, faster. Sì. <ride> eh, e poi implementare eh, e mostrare sempre di più ai clienti tutte le azioni verso la sostenibilità. Poi l'impiego di colori tenui. Creare ispirazione in quelli che loro chiamano i punti caldi, i punti vendita sono dei punti di gran passaggio e loro li abbelliscono, quindi creano un'emozione, poi eh, ricreare delle situazioni che facciano che ricreano come degli ambienti domestici quindi una stanza allestita apposta, e poi mostrare il valore aggiunto. Cosa si intende qui, per esempio, eh, al posto che scrivere,. Non so, prendi tre piante ne compri ne paghi due, se prendi tre piante risparmi 7 euro. Quindi rendere più evidente il valore aggiunto. On the other side we have a little bit of shops where I was, so there in all countries, it was also online, I'm looking by IKEA and other concept stores. The Le Camille is one, yeah, a little bit of yeah, a gift shop, was also very interesting, and also in garden centers. Sì, queste, queste tendenze non sono solo relative al settore centri giardinaggio chiaramente lo sono anche ma eh, sono anche delle ricerche che vengono dal mondo online la stessa Ikea e anche per loro Dillen Camille è un, una catena di negozi eh, olandese un po' che riporta il mh, tipo di ambientazione tipo la casa della nonna anni 50 quindi un po' quello stile un po' stile e la prima foto che ho qui è molto interessante è un of no And here we have a garden center and the team Wohnen living. Sì. Uh, prima di tutto mostra qui la foto e intanto si chiede ma è un centro di giardinaggio sì o no? In questo caso sì e in alto c'è la scritta VONEN che significa vivere. Yeah. And you see the material, see... In questo caso si possono vedere per esempio l'uso di materiali. Yeah. Also the colors and all what we talked before. Yeah. E anche l'utilizzo di colori tenui. Il prossimo in questo Good caso question. chiede a voi se. secondo voi se questo è un centro giardinaggio un negozio d'arredo è un centro giardinaggio what? no, non ah, yeah. yeah. è un centro giardinaggio è un centro giardinaggio e chiede cos'è It's easy to uh, yeah, to read it. IKEA. Normally, a few years ago, IKEA showed only products what they also selling. Mm, chiaramente è IKEA avete indovinato. Alcuni anni fa, IKEA vendeva unicamente, cioè proponeva e mostrava unicamente i prodotti che vendeva. In vetrina solo quello che si vende. Però oggi, per esempio, loro non vendono abbigliamento, però lo espongono. But they understand? E questo perché capiscono che il cliente ha sempre bisogno di più idee e stimoli su come realizzare la stessa cosa a casa sua. What is. Chiede a voi che cos'è questo, se è un garden o un negozio di, di arredo. It's a garden center, yeah. But it's very nice, also to mix with all the products. In questo caso dice che è bello anche, per esempio, l'accostamento dei prodotti e l'utilizzo di materiali. And it's not the same that we see <laughs> e non è dello stesso garden che abbiamo visto prima. E cosa è questo? Chiede cosa è questo? Sì, ok, la prossima volta lo tirerò, sì. E si vede la serra sopra, la no. prossima volta taglia la foto. But that's inspiration. Yeah? Ma dice that's questa è un'ispirazione. Ma questa è comunque un modo per ispirare il cliente. We are back by Ikea. Yeah. That's Dille and Camille. Yeah. And here have a small, yeah, very nice story. We have seen some pictures from Kramer in Germany. It's really in the moment one of the best owners from Garden He's really inspiring what he's doing. And I sent him, we had 25 pixel picture, pictures from Dille and Camille. And I say to him. It's for you. Si dice, in questo caso eh, mostra le foto di Dille Camille, che è una catena di negozi che hanno appunto questo stile un po', un po anni 50 eh, con sempre tema un po' naturale e eh, riporta, ad esempio, di Kramer, che è uno dei migliori garden tedeschi, abbiamo visto alcune foto prima e lui gli ha mandato delle, delle foto di Dille Camille al titolare. Ne ha, oh, thank you very much for the pictures, blah blah blah. blah, blah. I was The managing director last November in our shop? Olive gli ha mandato delle foto dic dicendogli che forse erano interessanti per questo titolare e lui e il titolare gli ha, ha ringraziato per le foto e gli ha detto che aveva già parlato con il titolare di questa azienda per creare un concetto di shop and shop all'interno del centro giardinaggio, che sono dei prodotti che sono un po' sulla stessa eh, sullo stesso, eh, lunghezza d'onda. Ma ciò che è stato davvero interessante per me è che non ero solo in questa compagnia, in questo negozio. Ero con due persone che facevano la vendita, una del marketing, uno del buying di acquisto, di OBI. OBI è il più grande store di in Germania. Sì. Mentre facevo questo giro ero insieme con il compratore, eh, della Obi, dei compratore della OBI, che è una delle catene che voi conoscete tutti quanti. Che no. Posto. And e anche Obi ha avuto la stessa idea di pensare di creare un piccolo negozio nel negozio con questo stesso tipo di, di, di prodotti. Un yeah. modo del Camille, and for me, un important point uh, like is the combination che ho put together. Dice, per esempio, in questo caso mostra ancora una foto, gli piace molto come vengono accostati tipi di prodotto diversi, un cross selling. selling plants and the plants are already 10% of the turnover. Loro vendono anche piante che rappresentano attualmente il 10% del loro fatturato. Here abbiamo Garden Center and we are back by the team sustainability and also the inspiration how you can use the water in questo caso si tratta di un centro di ordinaggio, ci mostra in questa colonna centrale il tema della sostenibilità e quindi il recupero delle acque, eh, quindi dando anche uno spunto su come il cliente può eh, realizzare l'impianto a casa propria. Quindi, tetto verde, recupero delle acque piovane, e sulla destra invece è una collaborazione. Con, tra l'associazione dei gardener tedeschi e il governo, in cui a eh, tutti i clienti che acquistano questo tipo di prodotti viene, fa, viene praticato uno sconto, che gli vengono dati in realtà dei soldi. La inspirazione per cui hanno fatto questo è anche, e non lo so il word in inglese, il climate plane. What we have seen by the last Congress in Silvano Shop, they have also here, but that will be the next step. Sì, poi eh, dice che c'è questa tendenza di queste. Piazze climatiche, Climatic Square, eh, sono mh, praticamente degli esempi su come si può eh, ricreare un ambiente più naturale all'interno dei centri urbani. Questa, per esempio, è una nuova tendenza che riguarda i terricci. Normalmente vengono venduti nella maniera tradizionale nel sacco di plastica dietro. Eh, mentre qui davanti c'è la possibilità di riempire da soli il proprio sacco. E questo non significa che è meno costoso, anzi, venduto sfuso costa il doppio rispetto a quello nel sacco. Quarto ancora Dille e Camille, e per me è proprio il sacco. Non usano più il plastico ancora, e hanno già il nuovo, e ora devono fare più. In questo caso, per esempio, è sempre Dillen Camille questa catena di cui abbiamo parlato prima e lo ha colpito molto il fatto che non utilizzano più borse di plastica, ma stanno creando una linea di borse in tessuto eh, e anno dopo anno ne creano di nuove. It's a little bit um, the same what we have before by Starbucks. In Starbucks it was very very trendy to go with the, uh, with the mock outside inside to show I was by Starbucks. And vedi persone like to go outside e Camille. And every time they della the the company, ma non come In questo modo qui creando sempre delle borse diverse. Diventa un po' anche una tendenza. E anno dopo anno i clienti vogliono la borsa nuova. Un po' nel concetto di Starbucks, oppure di altre catene. Non so, per esempio chi conosce eh, l'hard rock caffè. Che uno va nel, nei vari posti per prendersi la, la maglia aggiornata piuttosto che il, il bicchiere nuovo. E se i dice che se, guarda, se riuscite a vedere il prezzo è un prezzo abbastanza caro e quindi riescono a fare anche dei bei soldini. That's in the sì, in questo caso, per esempio, anche per alcuni tipi di decorazione vengono vendute sfuse all'interno dei sacchetti e uno può prendere. Il sacchetto al prezzo di, di 6,99 euro. For me the interesting point was it starts with $4,99 till $8,99 in the different shops. Quello che eh, l'ha fatto un po' riflettere è il fatto che in alcuni garden questo tipo di servizio viene proposto a 4,99 e ci sono altri garden che lo stesso servizio con le stesse quantità lo propongono a 8,99 euro. If we're looking back to Christmas perhaps you know it also in the in this packaging. The problem here is uh, they have selling less 20% because the people don't see the colors and no they try it. To have some open presentations. In alcuni casi bisogna stare un po' attenti quando si fanno delle scelte molto green, per esempio eliminando la plastica, come in questo caso in cui eh, il fornitore ha cambiato la confezione dalla plastica trasparente al cartone, perché il prodotto è meno visibile e quindi la vendita è calata del 25%, sono stati costretti ad utilizzare questi espositori eh, di, di plastica solo espositivi per mostrare davvero il prodotto. A about feed the sì, qui c'è anche una presentazione per quanto riguarda il cibo per gli uccelli. And as one part bei der ganzen inspection we give also Gm, um, I, I sa di from Franci: it's the cut current, that's unlocale price. Quanto il più emotionale per me, what I see in un garden center. Hanno poi un premio speciale all'interno del loro percorso di inspection che viene dato da, da Oliver per il garden in cui, uh, ha, da cui ha ricevuto un'emozione speciale. In questo caso il premio è stato vinto da questo centro di giardinaggio che ha mm, realizzato 20 di questi mega insetti che sono stati distribuiti all'interno del garden. I bambini avevano questo foglio che li guidava in questo... Safari degli insetti c'erano alcune domande, eh, c'erano delle spiegazioni vicino all'insetto e loro dovevano poi rispondere in questo, in questo foglio ad alcune domande su perché, per esempio, quell'insetto è molto importante per noi, per la S nostra vita. Hanno iniziato la prima settimana di giugno fino alla second week of August fino alla seconda settimana di agosto. prima have di giugno, secondo di agosto. e Hanno avuto 30.000 bambini che sono andati a, a questo safari degli insetti. Silvano, I ti deve spiegare quanti genitori vengono assieme a quei bambini lì. Qui ancora again we have green living. è un garden center, but if I see the It's really very, very close, Ikea or, uh, Camille. Sì, qui in questo caso da, viver, da vivere come era la scritta precedente, qui sono stati hanno fatto il passaggio successivo a vivere in modo verde. E... Yeah. Yes. Sorry. <laughs> sì, in questo caso si capisce che è un garden center, però sempre di più l'attenzione ai colori, all'esposizione. Ecco, thank you, Oliver. And the next, okay, we have see the gift jobs, but also the presentation. It's really natural. It's yeah. See this is Can I tell them about the way with the? I don't know the word in English. <laughs> okay, you see this orange <laughs> things, what we need normally in a truck, and that you see more and more to fix. The sì, per esempio un dettaglio mostra le cinghie con cui di solito si bloccano i carrelli nei camion e sono le stesse che sono state utilizzate per tenere insieme tra di loro i bancali. Siccome abbiamo il problema di avere sempre meno personale e sempre meno personale qualificato, una risposta è quella di dare sempre più informazioni. Quindi, creare della cartellonistica adeguata che deve essere anche molto alta e molto visibile si è sempre bloccata con lo stesso tipo di cinghie qui siamo di nuovo con Dille e Camille e vedete anche che la comunicazione è molto importante important esprimere il valore per il consumatore like se volete fare il vostro own jam puoi prendere questi piccoli items per chiudere questo e qui sempre per dare delle spiegazioni eh, qui riporta l'esempio di Dillen Camille quel negozio di, di casalinghi e per esempio c'è la spiegazione di come si usano i fermi per i vasi per chiudere i vasi quindi se fai la tua marmellata quest, in questo modo puoi chiudere il tuo vaso un po' di inspiration, non c'è bisogno di più sopra un po' Di ispirazione, e sotto il prodotto. That it was.